Nessuna notizia ci è giunta sul contenuto dell'ultimatum dei terroristi. Al ministero si ipotizza che esso sia di natura ecologica e che i guerriglieri appartengano ad un gruppo dalla matrice assai incerta. Ed ora un breve riepilogo di come è avvenuto il fatto. Sì? Siamo ora in grado di darvi in diretta le immagini dell'assedio da parte della polizia al consolato degli Stati Uniti d'America. Potete vedere, la polizia e le forze speciali hanno formato un cordone invalicabile attorno all'edificio. Tiratori scelti sono appostati nei punti strategici, muniti di armi sofisticatissime. Ora i terroristi sanno che non potranno sfuggire alla morsa delle forze dell'ordine e che conviene loro rinunciare al barbaro disegno di una inutile carneficina.